come negli altri anni, stesso giorno, stessa ora, stesso luogo, certo non a caso. E non a caso, per quello che tutti voi credo sapete, tranne forse un po' di persone che stanno transitando, 18 settembre, data da non dimenticare, 1938, è un riferimento che poi si è protratto avanti negli anni fino ai nostri giorni. Il razzismo di coltivato, preparato, studiato e poi trasformato in legge per creare i subuomini, subpersone, che avrebbero diventare come? Come avrebbero dovuto diventare gli ebrei nell'applicazione delle leggi da loro promulgate? Beh, si sono scritti libri su questo. Forse ancora ci sarebbe altro da scrivere e da aggiungere, anche perché il collegamento di allora, cioè con i tempi di allora, il collegamento con oggi, con le realtà nostre, nel mondo, nell'Europa, certo, e nella nostra città. Allora io non entrerò nel merito dei grandissimi e terribili problemi che esistono nell'epoca che stiamo vivendo, con i teatri di guerra, guerre sanguinose che non sappiamo dove andranno a finire, con altri tanti morti, con tante altre sofferenze o comunque con qualche speranza che si fermi o che non si trasformi in qualche cosa d'altro. Di ancora peggio, se mai esiste, il peggio di quello che attualmente già sta succedendo. Certo, l'epoca in cui viviamo esistono anche sorprese, forse a livello di laboratorio, facili da prevedere, ma nel comune pensare non proprio tanto, che ti esplode qualche aggeggio in tasca o appiccicato alla cintura, come possono essere i cercapersone, che hanno prodotto tante fresco di ieri, praticamente, tante persone sfigurate e anche messe in condizione di non essere più funzionali a se stessi, perché pensiamo agli occhi, no? Quante persone sono in questo momento in tentativo di poter essere aiutate per non perdere completamente la vista, e che è sufficiente per capire, diciamo, che strada brutta è stata intrapresa, cioè quella comunque di arrivare a colpire quello che si ritiene il nemico, proprio personalizzando anche l'offesa, e quindi in questo caso o un proiettile, in questo caso non un proiettile, ma un qualche cosa che era imprevedibile che potesse scoppiarti in tasca o comunque in mano. Allora, questo oggi nella realtà, io non entro nel merito delle guerre, ciascuno poi farà qua di seguito i suoi interventi calibrandoli come pensa possa essere utile per essere ascoltati, magari anche delle persone che transitano. Io vorrei stare nella situazione triestina. Il razzismo a Trieste, come si esplica il razzismo a Trieste? Bah, qualche anche grido a qualche partita di calcio, ma anche succede, ma un po' fuori dai cori molto corposi nei numeri che esistono in giro in Italia nelle partite di pallone, le famose curve, ma qua si esprime in altre maniere. Allora, se le guerre portano le persone a spostarsi e per altre anche necessità e poi approdano con la rotta balcanica a Trieste, qua se ne parla tanto, sempre troppo poco, però soprattutto si agisce, quando si agisce male, perché stiamo alle dichiarazioni di quelli che dovrebbero rappresentare la città,
e lo rappresentano ufficialmente. Mi riferisco al sindaco. Perché? Perché certe scelte che spettano comunque al problema accoglienza, soprattutto alla prima accoglienza, e spetterebbe alle autorità del territorio, rappresentate anche per i problemi legati alla salute, per esempio, e al comune e quindi al sindaco. E, diciamo, investito del problema ogni tanto da chi comunque lo sollecita a dare qualche dichiarazione, alla dichiarazione relativa al fatto che adesso abbiamo avuto un assaggio questi giorni della temperatura abbassata, il freddo, e non ci sono neanche le nude e crude pareti del silos a proteggere gli ultimi arrivati, non quelli che hanno trovato un minimo di assistenza, di accoglienza, che comunque hanno da essere, diciamo, accompagnati a percorsi di inclusione o andranno in altri paesi, ma quelli che arrivano oggi, stasera, ieri sera, dove vanno? Dove vanno per le prime necessità? Quelle che hanno tutti i viventi? Allora no, una città di 200.000 abitanti non è in grado di dare risposta a un'esigenza come quella delle latrine. Non dobbiamo vergognarci, servono a tutti. Ecco, la dignità direbbe anche di poter avere l'acqua per potersi lavare, oltre che bere. Ma questa prima accoglienza non è affrontata se non in maniera altruistica, qualche volta caritatevole, da chi può, lodevoli attività di associazioni che fanno il loro meglio, ma la città con le sue istituzioni non lo fa. E a richieste di come affrontare il problema, e il problema, dice il sindaco, si affronta preparando cosa? Il pullman, preparando il trasferimento. Vengono e hanno da essere trasferiti, e così trasferisce il problema? No, per niente. La vergogna che ci mette addosso è di questa città, che non ha nemmeno il minimo di capacità, di quel minimo poco che può essere indispensabile tanto per chi ne ha bisogno. Questo non è un modo di ragionare, e che esclude, che fa soffrire, che produce un tipo di reazione che è quella che non può essere quella di non essere graditi, quella di non essere accolti anche per il minimo delle necessità. Ecco, allora io lo catalogherei, questo modo di ragionare, di agire e di operare, razzista. Allora, siccome siamo qua in virtù del ricordo di leggi razziste, qui si opera, amministra per certi scelte in maniera razzista. Dopodiché certo che alcune cose che non può sottrarsi l'amministrazione comunale, il sindaco le deve fare, però tante, come queste indispensabili, non le fa, e contribuisce a costruire una mentalità che è quella dello scarto, vero? È quello dall'escludere, quello, diciamo, che dimentica invece quanto possono essere utili anche le energie di giovani che arrivano qua in una città piuttosto con una media di età alquanto anziana. Direi che questo è un argomento che potrebbe unire lo sdegno, ma anche le richieste che è necessario siano più insistenti e corpose delle associazioni umanitarie, le associazioni di volontariato, delle comunità, delle varie comunità etniche e dalle comunità religiose. L'altro giorno c'era un incontro alla comunità serba, dove si sono incontrati, e quanti sta a cuore il problema delle religioni per la pace. Le religioni esistono, presi i limiti del lavoro di ciascuna comunità religiosa, però comunque praticano praticamente quasi sempre la solidarietà, che è fatale, è indispensabile, è utile anche per educare le giovani generazioni. Ecco che è indispensabile
continuare ad avere relazioni sul territorio con le realtà che operano. Ci sono dei giovani che hanno l'ambizione di ricordare il valore e il significato di un'iniziativa che si tiene ogni 4-5 anni, è la Marcia Mondiale per la Pace. E chi se ne frega? È una cosa che gira per il mondo. Arriva a Trieste? Sì, arriverà a Trieste 18-19, credo, se ricordo bene, di novembre. Forse esiste la necessità di creare delle situazioni di attesa di quella giornata, di quegli incontri, anche per sensibilizzare l'opinione pubblica. Se ne occupano per quel poco che riescono, credo che sia troppo poco e che sia anche piuttosto compresso nel tempo, è di portare questi argomenti possibilmente all'interno del mondo della scuola. Chissà attraverso quegli strumenti che in genere usano i giovani, che per comunicare, che è soprattutto l'espressione, insomma, è la comunicazione attraverso la musica. Ecco, il giorno 2 ottobre ricorre l'anniversario della nascita di Gandhi. Ecco, è il giorno che vorrebbero, uso condizionale e a terze persone, è realizzare un qualche evento in qualche luogo, che potrebbe essere, uso sempre il condizionale, nella zona dell'ex del ex silos, nella zona lì dove si sa le motivazioni, si chiama Largo Santos, dove c'era la sala Tripovic, ecco, che è vicino alla piazza del mondo, dove arrivano quelli che accennavo prima. Ieri sera, anche stasera, pioggia o vento che sia, al che chissà se si riuscirà in questa città a dare un minimo di collegamento. Faccio appello ai presenti, se possono memorizzare, per fare di tutto per moltiplicare le attenzioni, perché quel evento si possa tenere. L'ho voluto ricordare perché comunque non possa essere detto che anche in un'occasione nella quale ricordiamo la targa con le leggi razziali non parliamo di attualità, che ci sarebbe tanto da parlare. Non da parte mia, io ho portato fondamentalmente delle comunicazioni di anche della vergogna di questa nostra città per quello che ho ricordato. Grazie. Buonasera a tutti e tutte, grazie per essere intervenuti tutto sommato numerosi. E ringraziamo Luciano Ferluga del Comitato Pace e Convivenza Danilo Dolci per l'introduzione. Io sono Claudia Cernigo, giornalista, mi occupo di storia e faccio farò una breve introduzione di tipo storico. E prima di parlare della storia, volevo però esprimere il mio personale rammarico, come ogni anno, per come è stata ridotta la targa che ricorda l'annuncio delle leggi razziali. Perché se voi vedete lì dietro questo container, c'è una targa sul pavimento. Lì vengono ricordate le leggi razziali, l'annuncio che ne è stato fatto. È stato secondo me vergognoso da parte dell'amministrazione a suo tempo decidere di poggiare quella targa in quel luogo dove ci si cammina sopra, dove, come cantava Enzo Giannacci, che non si possono dipingere le Madonne sulle sputacchie, è esattamente questo, cioè si mette una targa per terra e questa è destinata ad essere calpestata. Non è rispetto questo per chi l'ha chiesta quella targa. Ci sarebbe voluto qualcosa di più dignitoso per quella targa. Però quella volta a tutti quanti andava bene, quando ero in commissione Risiera a tutti quanti è andata bene, quindi ero l'unica che ha detto che la targa avrebbe avuto bisogno di un sito un po' più dignitoso. Adesso parliamo di storia, parliamo di quello che è avvenuto qui tra il 18 e il 19 settembre del 1938, sono passati 86 anni. L'allora capo del governo Benito Mussolini, in arte Duce, venne a visitare Trieste il 18 e 19 settembre del 1938.
Il 19 settembre pose alcune prime pietre, pose la prima pietra all'Università Nuova, la prima pietra qua alla Casa del Fascio, quella che poi è diventata questura, visitò asili in giro. Il 18 di settembre però venne in Piazza Unità per parlare di fronte a migliaia di persone, si dice che fossero 150.000. C'è questa foto, non so se chi riesce a vederla, questa foto che ritrae una piazza strapiena di gente che ha ascoltato le parole di Benito Mussolini. Mussolini venne in questa piazza nella quale era stato allestito un apposito e monumentale palco davanti al municipio, più o meno nella zona dove c'è quella cassa di amplificazione. Da questo palco annunciò la promulgazione delle leggi razziali che entrarono in vigore a novembre, in seguito alle quali leggi tutti i cittadini italiani di religione ebraica divennero di paria, di cittadini di serie Z, cui era proibito una serie di cose: non potevano possedere aziende importanti per la difesa nazionale, non potevano possedere aziende, terreni o fabbricati che superassero certe dimensioni. Era proibito loro di prestare servizio alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, sia civili che militari. Era proibito loro di iscriversi agli albi delle libere professioni. Furono 9 i giornalisti ebrei espulsi dall'ordine professionale in quel periodo. Non solo non potevano insegnare nelle scuole e nelle università, ma neppure potevano frequentarle. Solo nel liceo Telestino Petrarca gli studenti espulsi in quell'anno scolastico furono 77, perché ebrei non potevano più andare a scuola. La scelta di Trieste per fare questo annuncio avvenne probabilmente perché qui il terreno era fertile. Il fascismo di confine aveva già portato a termine la bonifica etnica nei confronti degli allogeni, fra virgolette, così li definiva il regime, sloveni e croati che abitavano i territori annessi dopo la Prima Guerra Mondiale. Bonifica, peraltro, iniziata già prima della presa del potere da parte di Mussolini. A sloveni e croati fu proibito di parlare nella propria lingua in pubblico, persino nelle chiese. Furono chiuse le scuole in cui si insegnavano le loro lingue. Fu imposto il cambiamento forzato dei nomi e dei cognomi ed anche dei toponimi. Nel frattempo, dopo l'assalto del 13 luglio 1920, cioè 2 anni prima della marcia su Roma, ci fu l'assalto al Narodny di Dom. Scusate, ma a Trieste ci lavora. Dicevo, il 13 luglio del 1920 ci fu l'assalto a Narodny Dom e ad altre strutture della comunità slovena in quella che venne chiamata la Notte dei Cristalli triestina. Ad opera di squadristi appena da poco organizzati dal futuro federale giunta, che misero a ferro e fuoco il centro cittadino per distruggere le negozi ed altre aziende della comunità slovena. Il Narodny Dom fu dato completamente alle fiamme, il famoso rogo del Balkan, come lo chiamano. Ma negli anni poi continuarono le aggressioni squadristiche contro chi non voleva assimilarsi. Qui ricordo solamente l'assassinio del musicista goriziano Lojze Bratusz, che fu costretto a bere olio lubrificante nella notte di Natale perché aveva osato dirigere un coro che aveva eseguito canti sloveni durante la messa. Morì dopo settimane in agonia. E nel frattempo il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, istituito dal fascismo, che metteva sotto processo gli oppositori, anche coloro che in osteria dicevano il duce è uno scemo, per fare un esempio così, operò dal 1926 al 1943 il Tribunale Speciale. Condusse 978 processi, di quali 131 contro 544 appartenenti alle minoranze slovene e croate. E su 42 condanne a morte emesse, 33 furono emesse contro sloveni e contro croati. Il 18 settembre del 1938 Mussolini annunciò da questa piazza la promulgazione delle leggi che costringevano altri cittadini italiani a diventare cittadini di serie Z, senza diritti.
parlò a migliaia di persone dicendo che l'ebraismo era il nemico del fascismo. Meno di 2 anni dopo l'Italia entra in guerra a seguito dell'ingombrante alleato germanico, con le conseguenze che tutti sappiamo. Durante l'occupazione nazista, e grazie anche al regime collaborazionista che si era creato dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 nella Deutsche Spitzenland, pezzo d'Italia staccato dall'Italia annesso al Reich, furono deportati nei lager 708 ebrei triestini, solo 19 dei quali sopravvissero. Ma per Trieste e la risiera di San Sabba transitarono moltissimi altri ebrei catturati in Grecia e nella Jugoslavia occupati dai nazifascisti, che furono inviati nei campi di sterminio. Oggi che ricordiamo questi eventi nefasti, nella generale indifferenza di politici e purtroppo anche della cittadinanza, a quasi 80 anni dalla sconfitta del nazifascismo, dobbiamo però prendere atto anche di alcune cose. Mussolini è ancora cittadino onorario di questa città. In vari gradi di giudizio è stato deciso che fare il saluto fascista in pubblico nel corso di commemorazioni di caduti fascisti non costituisce apologia del fascismo e pertanto non è reato. Il Parlamento europeo ha votato la parificazione del nazismo al comunismo. Infine, mentre uno degli slogan del ventennio era che la patria si difendeva anche facendo la guardia a un bidone di benzina, in questi giorni la nostra Presidente del Consiglio dei Ministri ha asserito che i confini della patria si difendono anche impedendo a decine di naufraghi stremati di sbarcare sulla terraferma. I nemici della patria sono cambiati, evidentemente, secondo chi ci governa, però è rimasta una costante, sempre in chi ci governa, l'odio per il diverso, un odio che se non viene fermato si allarga, si dilata, avanza, comprende tutto e di più. Alla fine i diversi sono tanti rispetto a chi sta al potere e se noi non siamo in grado di fermare questo odio, le conseguenze saranno devastanti non solo per i diversi, ma per tutti noi. Grazie. Buongiorno e buonasera meglio a tutte e a tutti. Sono Gianluca Paciucci dell'Associazione Culturale Dinamo Dotti. Sono anche alto, come si vede. Quindi insieme al Comitato per la Pace e i Diritti Danilo Dolci abbiamo organizzato questo incontro, direi ormai come ogni anno, da diversi anni a questa parte. Claudia Cernigoi adesso ha dato ha fornito un quadro molto, molto preciso e sintetico, ma precisissimo al tempo stesso, di quanto è accaduto in quel giorno di ormai 86 anni fa, proprio in questa piazza, e ha denunciato giustamente questo scandalo di una targa a pavimento, peraltro coperta da questa struttura, per cui veramente siamo in una situazione di offesa alla memoria e alle persone che hanno subito quelle violenze. Allora io dirò solo due piccole cose per non né integrare, per seguire il discorso iniziato da Luciano e da Claudia. Abbiamo in mano un libricino che è questo che Claudia anche ha mostrato prima, quindi Il razzismo fascista, Trieste, 18 settembre del 38, editore KV, a cura di Claudio Cossu, Claudio Venza e con la prefazione di Fulvio Camerini. Quindi per prima cosa c'è in me un ricordo di venerazione laica di queste tre figure che hanno veramente dato moltissimo a questa città, e ricordo quando negli ultimi anni di vita, almeno di Claudio Venza e di Claudio Cossu, eravamo qui in piazza e loro due davano a questa celebrazione un lustro straordinario, quindi è anche in loro memoria e ricordo che abbiamo in mano questo libro. Sono i 10 anni dalla pubblicazione, sono gli atti di un convegno che il Comitato dei Cittadini Liberi e Uguali di Muggia organizzò proprio per riflettere su qualcosa su cui non si era riflettuto
nei anni precedenti, perché adesso siamo in una fase quasi di eccesso memoriale, ma per lungo tempo siamo stati in una fase di grande pudore memoriale, se non di ritrosia. Proprio oggi in altri volumi sono andato a vedere ad esempio le prime manifestazioni per ricordare la risiera di San Sabba. C'erano pochissime persone. In una del 56 c'era Bruno Pinkerle che dinanzi a una piccola folla, ma che non toccava le 40-50 unità, tentava di riportare in vita quel ricordo. Quindi il problema del pudore memoriale è un problema importante e interessante, a volte è anche un pudore interessato, e quindi non è pudore, ma è strapotenza di chi non vuole ricordare, e abbiamo visto di come una parte di questa città continui a utilizzare metodi, linguaggio, parole di quella fase storica per i fasti politici dell'oggi. E quindi questo non è più pudore, ma è delinquenza politica, nient'altro che questo, insomma. Allora, il discorso sulla memoria e sull'oblio è importantissimo. Direi che per far questo potrei servirmi di alcune brevissime letture per poi lasciare la parola ad altre e ad altri qui su questo piccolo palco. Questa nostra celebrazione di ricordo terminerà con un piccolo rito, porteremo dei fiori, delle candele alla targa, nel mentre il coro sociale di Trieste inizierà un piccolo concerto con cui si chiuderà la serata. Allora, un testo di Franco Fortini, che a me sembra molto importante, un autore che molti di voi adesso forse si torna, scusate, sono così un po' di problemi. Allora, il testo di Franco Fortini, un autore di famiglia ebraica, Franco Lattes, un grande poeta, un docente universitario, uno studioso che ha onorato la letteratura mondiale, scrive in una delle sue ultime raccolte, Composita Solvantur, cioè che le cose che si sono composte vengano liberate, se ne vadano, si sciolgano quasi. Ed è un testo che finisce con uno slogan che a me sembra importante per oggi e per domani, uno slogan che io pensavo dovessi io, in quanto quando ero giovane, a dover realizzare. Adesso mi sento di doverlo trasmettere ad altri, sperando che possa essere tenuto in piedi. Scrive Fortini: è questo il sonno, come lo amavamo, il niente, quelle giovani carni. Era il domani, era dell'avvenire il disperato gesto. Al mio custode immaginario ancora osavo, pochi anni fa, fatuo vecchio, pregare di risvegliarmi nella santa viva selva. Nessun vendicatore sorgerà, l'ossa non parleranno e non fiorirà il deserto. Diritte le zampette in posa di pietà, a manto color focaccia, i ghiri gentili dei boschi lo implorano ancora, levando alla luna le griffe preumane. Tutta la creazione
carcerata nei regni di graniti, tradita a gemere tra argille e marne, spera in uno sgorgo come le vene delle acque, tutta la creazione. Ma voi, che altro di più non volete se non sparire e disfarvi, fermatevi, fermatevi. Di bene un attimo ci fu, una volta per sempre ci mosse, non per l'onore degli antichi dei, né per il nostro, né per la nostra difesa, ma tutto è ormai un urlo solo, anche questo silenzio e il sonno prossimo. E poi c'è un richiamo alla realtà storica di allora. Volo Kolamskaya Chaussée, novembre 41. Non possiamo più, ci disse, ritirarci. Abbiamo solo Mosca alle spalle. Mosca e altre città oggi, ovviamente. Si chiamava Kolkov. E tre versi finali. Rivolgo col bastone le foglie dei viali. Quei due ragazzi mesti scalciano una bottiglia. Proteggete le nostre verità. Così finisce questo testo. Proteggete le nostre verità. Invece stanno tentando in ogni modo di rompere la trasmissione dei saperi, la trasmissione dell'esperienza, la trasmissione da insegnante a studente, da madre a figlio e figlia, proprio per impedire che quanto una volta per sempre, cioè la lotta contro l'orrore, contro il fascismo, contro il nazismo, diventi pratica intellettuale e politica attuale. È contro questa lotta alla tradizione, nel senso ovviamente alto del termine, non in quella becera che qualcuno anche in questa sala comunale, del Consiglio Comunale, vuole praticare. Proteggete le nostre verità, significa proteggere i nostri padri, proteggere le nostre madri, proteggere quello che credevamo fosse giusto e nel cui nome dobbiamo continuare, non dobbiamo, possiamo continuare ad andare avanti, come avrebbe detto Calamandrei, ora e sempre, resistenza. Passo la parola a Serena Pulcini dell'Acci, prego. Sente? Allora, sono Serena Pulcini, Arci, grazie. Da 20 anni organizzo insieme ad altri volontari corsi di italiano per stranieri, li facciamo alla Biblioteca 48 Gambini, facciamo attività di aiuto ai compiti ai bambini, insomma, tanto, come sappiamo, metto un inciso purtroppo, è fatto dai volontari, no? Cose che magari potrebbero aiutare un po' di più a migliorare le condizioni di tutti. Allora, abbasserò un po' il tono, perdonami Gianluca, e mi metto anche gli occhiali perché... Allora, io non sono una boomer, ma vi citerò e non canterò una canzone di Umberto Tozzi, una canzone del 91, e questa canzone si intitolava Gli altri siamo noi. Avevo 20 anni, facevo già volontariato, ma questa canzone mi è risuonata dentro. Adesso con Arci, insieme a molti altri volontari, organizziamo corsi di italiano per le persone che da altri paesi vengono a vivere qui. Organizziamo attività di aiuto ai compiti per i bambini, invitiamo le donne a partecipare ai corsi di italiano. Perché? Cosa farei io se mi trovassi in una situazione così lontana da casa? Di cosa avrei bisogno? Dipenderebbe anche dalle condizioni di partenza, per cui come priorità avrei bisogno di un posto dove dormire, farei un applauso a questa frase, un posto dove dormire, avrei bisogno di mangiare e di stare al caldo. Poi dopo essermi nutrita e riscaldata, avrei bisogno di nutrire anche me. E come si nutre un essere umano? E l'essere umano, possiamo dire, si nutre di futuro. E persone vengono qui perché cercano un futuro. È importante ricordare come stiamo facendo oggi, è importante ricordare per costruire il futuro.
L'uomo si nutre del futuro e con l'immagine del futuro e il ricordo del passato può costruire il suo presente. E noi qui oggi stiamo ricordando quello che è successo, ma non solo perché non accada più, perché quello che è successo sta accadendo ogni giorno, non ha mai smesso di accadere. Guerre, violenze, segregazioni. E anche questo deve essere un nutrimento per l'anima, per riflettere, ma anche per agire. Come hanno detto le persone prima di me, è importante ricordare per costruire questo futuro. Bisogna dare futuro, e come si fa a dare futuro? Bisogna immaginarlo lì dove non c'è. Ci si muove col corpo in cerca di futuro. Allora, dalla prima emergenza che chiediamo a gran voce che venga assolutamente presa in considerazione e attuata, cerchiamo di andare oltre. Lavoriamo oggi per superare i pregiudizi e, in quanto diciamo referente di un'attività che si occupa di educazione, lancerei un messaggio alle istituzioni. È in inglese, che io non so, però lo dico poco, cioè lo so, ma lo so male, ma ve lo dico anche in inglese. If you think education expensive, try ignorance. Se pensi che l'educazione sia costosa, prova l'ignoranza. Allora lavoriamo per costruire oggi il futuro, tutti, ognuno di noi, perché, come cantava Tozzi, gli altri siamo noi. Grazie. Buonasera a tutti. Marino Bergagna, Circolo Cinematografico Charlie Chaplin e Comitato Pace e Convivenza, e da 20 anni collaboriamo per presentare filmati, interventi di testimonie nelle scuole e con gli adulti, nell'iniziativa che si chiama appunto Per Non Dimenticare. E, allora, io volevo cominciare così. Molte volte mi sono trovato nella mia carriera di insegnante a dover spiegare agli alunni che cos'è il tempo, domanda difficile, no? E a cercare di rappresentarlo con un modello. Allora, esistono due fondamentalmente modelli: quello circolare, che sottolinea la ciclicità, no? I giorni della settimana, i mesi, le stagioni che si susseguono, ma anche avvenimenti, periodi di pace che si alternano, periodi di guerra, periodi di benessere che si alternano, periodi più bui. Ma il modello più diffuso è quello, la freccia, la linea del tempo, una freccia che va inesorabilmente verso il progresso luminoso, no? Parte dall'evoluzione delle varie specie, l'evoluzione dell'uomo, fino appunto ai giorni nostri. Allora, poiché nessuno dei due modelli mi trovavano soddisfatto, ne ho inventato un terzo, che è il modello a spirale. Quindi, accettando il fatto che ci siano delle cose che si ripetono, ma non si ritorna mai nello stesso punto in una spirale, si va sempre avanti da un'altra parte. Questo è fondamentale per capire perché siamo qua. Non sto straparlando, eh? È fondamentale perché se accettiamo il modello circolare, corsi e ricorsi della storia, allora uno dice, vabbè, sì, leggi razziali, pogrom ci sono stati periodicamente, ciclicamente, nei confronti delle popolazioni ebraiche, non solo, nei confronti dei rom, eccetera. Ma non è questo il momento, no? Evidentemente, perché c'è tutta l'Europa che anzi dà un sostegno a Israele. Quindi non è questo il momento, non siamo. Ma se pensiamo alla linea del tempo, uno dice, beh, sono passati quasi 90 anni da allora, e quindi che senso ha? Siamo anacronistici. Che senso ha ricordare queste cose? Perché puntare su queste cose? Invece, se pensiamo appunto a quest'idea della spirale, bisogna trovare delle analogie tra gli anni 20 di un secolo fa e questi nostri anni 20, tra il 38 e,
e oggi, e capire un attimino che cos'è stato anche, perché ci sono state le leggi razziali, cos'era alla base del fascismo e delle leggi razziali, no? Io non ho qua, evidentemente, nel tempo, non mi permetto neanche di avere le competenze per dire che cos'è stato il fascismo, sarebbe troppo complicato, no? Però potrei anche riassumere in una forma molto, e dire che è stata un po' una manifestazione, la manifestazione più crudele forse del capitalismo, e quindi che anche le leggi razziali rispondevano a un discorso economico. Ma guardate, non era solo depredare i beni degli ebrei, ma tutta un'industria che ci fioriva su, non solo l'industria bellica, ma l'industria che usava i deportati, gli ebrei dei campi di concentramento come manodopera a gratis, no? Come schiavi. Per non parlare della Bayer o di chi produceva i gas, o delle Iveco che migliorava i camion per gasare all'interno, e quindi rispondeva a un discorso economico. Allora il discorso economico, secondo me, ritorna ciclicamente e ritorna oggi, e alle volte appunto il capitalismo sposa un attimino le destre e si manifesta in questo modo più cattivo, più crudele, in particolari momenti, per esempio in momenti di crisi economica, crisi sociale. C'era la crisi del 29, no? Cioè, anche adesso non è che sia un grande benessere sociale e economico, la gente si lamenta. Allora bisogna trovare, come allora si trovava capro espiatorio, ebrei. Io non so se veramente Mussolini o neanche Hitler forse pensasse che Einstein o che Charlie Chaplin appunto fossero dei sottouomini, no, ma importante era che noi lo pensassimo, che le masse lo pensassero, che ci fossero i discorsi da bar cosiddetti, no? contro gli ebrei, per accettare questa situazione. Quindi era importante anche l'annuncio. E gli annunci di allora mi ricordano molto annunci di oggi. E qual è il capro espiatorio di oggi? Migranti, evidentemente. La colpa è dei migranti. È chiaro, va tutto male perché ci sono i migranti. E quindi, ma che lo pensino realmente al potere o no, è importante che noi lo pensiamo, per giustificare poi il fatto che disturba la presenza del migrante qua, disturba, ma non perché disturba perché ci chiede l'elemosina o perché, ma disturba perché è meglio che resti nel paese del terzo mondo, che possiamo tranquillamente come Occidente continuare a sfruttare, e quindi la loro presenza disturba. Allora gli annunci di allora mi ricordano gli annunci di deportazione, perché non so come chiamarla, devo chiamarla deportazione, in Albania dei migranti, mi ricorda questo. Gli annunci che nelle scuole, che gli ebrei inizialmente dovevano andare prima solo nelle scuole ebraiche, poi non potevano più andare anche nelle scuole ebraiche, poi venivano deportati, eccetera. Ma all'inizio dovevano per forza andare nelle scuole ebraiche, non potevano più frequentare la scuola pubblica. Mi ricordano gli annunci di oggi sulle scuole: ci sono troppi migranti, ci sono troppi stranieri nelle scuole, meglio metterli separati, meglio farle delle classi differenziali, no? Dove mettere gli alunni per aiutarli, per carità, anche quella volta era per aiutare gli ebrei a fare comunità tra di loro e poterli prelevare tutti insieme e quindi metterli nel ghetto. Quindi queste sono delle analogie. Da una parte delle classi economiche forti
e dall'altra di una certa rassegnazione, indifferenza da parte delle persone, perché sì, erano qua tanti in piazza a gridare viva il Duce, ma tanti se ne stavano a casa, ma se ne fregavano tutto sommato. Non. E c'è una sfiducia nella politica, c'è un'idea destra-sinistra, ma sì, tanto tutti uguali, tutti. Questo è pericoloso, no? Allora l'essere qui oggi appunto significa anche fare noi da anticorpi viventi appunto nei confronti di qualsiasi tipo di razzismo, che oggi appunto si manifesta in maniera assolutamente diversa, non uguale al 38, no? E quindi secondo me è importante continuare a ricordare queste date, e non siamo fissati, ecco. È importante capire appunto come cerchino di piantarci in testa dei chiodi, dei chiodi cattivi, dei chiodi in cui appunto diciamo ma sì, tutto sommato forse hanno ragione, forse questi migranti hanno troppi telefonini, no? E quindi è giusto, non annuncio anche questo, i migranti non potranno più chiedere una SIM perché per motivi di sicurezza, per carità, e quindi non potranno più comunicare, quindi li isoliamo, e quindi ecco che torna anche il discorso della manodopera schiavi a gratis. Abbiamo una manodopera che possiamo liberamente sfruttare e che non possono neanche comunicare a casa, che sono isolati, devono essere isolati per poterli meglio sfruttare. Quindi questo discorso dello sfruttamento torna, no? Cioè, ecco, io chiudo qua e invito appunto a continuare queste iniziative anche nei prossimi anni. Grazie. Ci saranno delle precisazioni sul coro, come era comunque collocarsi da parte dell'amica Giacchetti qua, però volevo dire che siamo costretti a fare un percorso non previsto nella targa, verso la targa nascosta. Chiedo alla Cristina e a Raman, per quanto riguarda le candeline e i fiori, di poterli mettere a disposizione dei presenti. Ecco, circa la targa lì è un qualche cosa che potremo dare di rimostranza e richiesta al sindaco in persona, di provvedere in divenire che quella targa il 18 settembre sia accessibile al pubblico, perché anche questa è una dimostrazione della sconsiderazione che viene data dall'amministrazione pubblica per una data così importante nella storia di questa città. Ed è una vergogna, insisto, vergogna non avere queste sensibilità dovute, ma è strano che in questa città non ci siano proteste in tal senso, che non venga scritto nello sfogatoio delle segnalazioni, perché troppe cose passano senza essere colte. Finisco di dire che queste iniziative hanno da essere pensate per poter in qualche modo coinvolgere i giovani a portare anche un fiore a quella targa. È una media di età diversa da quella che oggi è stata presente qua. O saremo capaci di fare questo in rapporto anche ad realtà istituzionali disponibili, qualora ce ne fossero, perché non è escluso che nemmeno il comune di Aurisina, di Sgonico, di Moropino, di Sant'Orligo, che non sono sulla Luna, sono parte di questo territorio, gli riguarda a tutti la storia di ciò che è avvenuto qui il 18 settembre del 38. Quindi anche con il rapporto di chi dovrebbe dare attenzione a date importanti per la storia di questa città, se no al futuro non serve ritrovarci, diciamo, in una versione che non coinvolge i giovani. Adriana, a te le indicazioni per il coro.
Buonasera a tutte e a tutti. Io prima di iniziare questo piccolo, questo breve concerto del coro, volevo ricordare a chi avesse piacere che sabato pomeriggio c'è una manifestazione transfrontaliera tra Gorizia e Nova Gorizia per sostenere la popolazione palestinese che in questo momento è sotto attacco da più di un anno in maniera molto più feroce di tutti gli anni precedenti, che già erano sufficienti per torturare la gente. Allora, detto questo, Coro Sociale di Trieste. Allora, noi abbiamo deciso di costituirci come coro non solo per il piacere di cantare, che appunto è un'attività che fa bene all'anima, ma anche perché il coro in qualche modo è una possibilità di essere memoria attiva attraverso i canti che tu proponi. E una memoria attiva per ricordare le lotte di chi ci ha preceduto e preceduti, l'importanza di quelle lotte, ma anche per cantare un monito rispetto al presente e al futuro, perché gli autoritarismi, i nazionalismi sono sempre in agguato, lo sappiamo, lo vediamo nella quotidianità, è stato detto anche prima. E quindi diciamo che il coro per noi ha questa fortissima valenza politica, oltre al piacere del canto e dello stare assieme. E i brani che vi presenteremo questa sera li abbiamo scelti per sottolineare anche l'internazionalismo comunque della lotta contro fascisti e nazisti, e quindi vi presenteremo dei canti in lingue diverse. Iniziamo con un canto locale, un canto in dialetto triestino, che era il canto dei partigiani del battaglione triestino d'assalto, che fu attivo nelle nostre zone già dall'inverno del 42. E a noi piace moltissimo questo canto perché guarda al futuro, appunto, immagina come sarà bella la vita alla fine di una guerra che nessuno voleva fare ma che è stata in qualche modo imposta per potersi liberare. E la mula. Anna Maria. Oh, scusa. Doveva fare una domanda. Dopo c'è la E la mula che sposa Romì, dovrà essere una partigiana, oh, dovrà essere una partigiana, oh, casa se va. E il prete che ne sposerà, dovrà essere stato in galera, oh, essere stato in galera, oh, casa se va. E la festa che faremo noi, la faremo a guerra finita, oh, la faremo a guerra finita, oh, casa se va. Vita che vivremo noi, dovrà essere libera e bella, oh, dovrà essere libera e bella, oh, casa se va. I giulieni e chi ci accade a star, comorano l'idismo mondo, il secondo canto che vi proponiamo è la versione originale slovena di uno dei canti partigiani jugoslavi più conosciuti e più noti in serbo-croato. Si chiama Bile Cianca e deve il suo nome ad un lager fascista che venne creato a Bileccia, una località dell'Erzegovina, dove l'autore, che era un comunista sloveno, Milan Gafi, fu internato nel 40. Bileccianca. Sredi Puški bajoneto, sredi mrtvi straš, se pomika naša četa, Erzegovski kras.
Non è un canto di tradizione, della tradizione della resistenza, ma è un canto d'autore scritto successivamente alla liberazione e fu utilizzato per la colonna di un film sonoro di un film bellissimo di Ettore Scola, C'eravamo tanto amati, e io ero Sandokan. Il mio potevo
prossimo canto è un canto nato nel 1933 nel campo di concentramento per politici ed ebrei tedeschi di Oranienburg. Un deportato, il signor Erich Miren, che fu liberato nel 1934 e nel 1934 arrivò in Cecoslovacchia e lì si portò questo canto e lo insegnò ad altri, ai Rote Sprachchorum, che era un complesso artistico di Berlino che era rimasto bloccato a Praga. Il canto si diffuse tra tutti i rifugiati, addirittura venne pubblicato in un giornale clandestino. E la sua versione, in inglese, in francese e in spagnolo, e furono cantate dalle brigate internazionaliste durante la guerra civile spagnola. La versione italiana invece venne cantata nel campo femminile di Ravensbrück nel gennaio del 1945 e in italiano questo canto è conosciuto come il canto dei deportati, il titolo originale è Die Mordsoldaten. Dai Monti di Sarzana ed era l'inno del battaglion Lucetti, che era appunto un battaglione libertario che operò nella zona del Carrarese. Gino Lucetti fu un anarchico che nel 26, purtroppo senza riuscirci, attentò alla vita di Mussolini e quindi per questo poi gli fu dedicato appunto un battaglione partigiano. La brigata nera.
con libertà di nulla più. Correte sempre avanti, la morte nulla più. Correte sempre avanti, la morte nulla più. Bombata dei cannoni, dai monti Sanzanelli, alerta partigiani del battaglio Lucchetti, più forte sarà il grido che saliva lassù, fedele Petrogori, noi scenderemo giù, fedele Petrogori, noi scenderemo giù. Bene, ci dispostiamo in Jugoslavia, in realtà con un canto macedone. Come spesso accade nel canto sociale, nel canto politico, si utilizzano dei canti popolari, le melodie dei canti popolari che tutti conoscono, si cambiano i testi in modo da poter raccontare l'urgenza del momento. E con questo canto, appunto, di origine macedone, noi vogliamo ricordare tutte le donne che parteciparono alla resistenza, in varie forme, sia in armi che senza armi, per ricordare che senza tutto il loro lavoro, che spesso viene sminuito dicendo staffette, o si accudivano, portavano il cibo, queste donne hanno rischiato la vita come tutti gli altri e senza di loro la resistenza non sarebbe stata possibile. Davanti mi la mamma, c'è una giovane ragazza che chiede alla mamma di lasciarla andare in montagna a unirsi ai partigiani per sconfiggere i fascisti. Partigiani più conosciuti, che venne cantato effettivamente durante la resistenza, ovvero Fischia al vento. Noi vi invitiamo ovviamente a cantare con noi, anche i precedenti mi sono dimenticata di dirlo, ma insomma il canto sociale, il canto condiviso, perché gli ideali si spera appunto che siano quelli condivisi. E questo testo fu scritto, appunto, come dicevo prima, su una melodia di un'altra canzone, di una canzone popolare russa, che venne portata in Italia da un reduce della guerra di Russia che poi si unì ai partigiani. Il testo invece fu scritto da Felice Cascione, che era un giovane medico ligure che venne ammazzato dai fascisti a soli 25 anni.
Grazie a tutti e a tutti, penso sia stato un pomeriggio intenso e finisce qui la nostra manifestazione. Grazie a tutti e a tutti veramente della presenza, al coro, a tutti coloro che sono intervenuti, al pubblico che è stato così molto gentile con noi. Grazie molto.